celebrando oggi la memoria di pubblica di Santa Rita Takashi. È una santa italiana, non so se si sarà già visto nel collettivo, il periodo storico, cavallo del 1300 e 1400, vissuta. È stata una donna straordinaria, una delle poche donne a dimostrare come si è santi in tutti gli stati di santa prima del matrimonio, santa in un matrimonio molto difficile, santa in proprio di tempi che solo la vedono fuori del monastero, poi santa in monastero. Questo ci vuole dire subito una cosa importante, che non è importante quello che facciamo, ma è importante come facciamo. Santa Rita è stata sempre una grande discepola di Gesù. Io vorrei parlarvi adesso un po' io di alcune sue virtù, ma questo non è che dei gesti miracolosi che si sono permesso nella sua vita, e altre, anzi per me da quasi tutti, e altre si possono capire dall'esempio, da tanto soprattutto dalla vita matrimoniale e monastica. La prima virtù della Madonna è della di Santa Rita. Si è manifestata attraverso un prodigio di un giorno, penso che lo conosciate. Ricordate, papà sta pregando di nascere e a un certo punto Shandati comincia a posare sulla coda, sono messi tutti in ordine, se l'avessero avuta la bambina dalle morte, ma non ne hanno fatto niente. Voi sapete che questa storia delle api poi si è ripresentata nel monastero di con le api murane, ma come era presente ci sono piantate le api in tutti i monasteri, tutti i santi anni, per stare tranquilli. Che significa le api? Cosa significa le api? Le api fanno il miele, giusto? Il miele è dolce. Allora, nella letteratura spirituale, le api simboleggiano una virtù molto importante per tutti, maschi e femminili maschi, che è la dolcezza. Noi tutti dobbiamo essere trattati dolcemente, garbatamente, educatamente, solo in alcun tempo si viene maltrattato, non si viene trattato in maniera sgarbata. Allora, quello che volete che loro vi facciano a voi, fatelo anche voi a loro. Deve essere un impegno costante, cioè non soltanto la mamma, non mancare mai rispetto a nessuno, ma nel trattare velocemente tutti, anche i cattivi, perché Santa Rita andò sposa ad un uomo che dire difficile dire con un eufemismo. Guardate che le fonti dicono che Santa Rita è stata ospedale prima di scopre, ospedale, d'accordo? Ospedale a forza forte. Quindi non è che gli dava uno schiaffetto e poi era mica una gonfiata, e poi è cavato. Vorrei vedere oggi il sistema, la denuncia al tribunale, la figliere, il campo, le separazioni, i corsi. Allora, fatto bene o fatto male, Fratellina? Fanno bene o fanno male oggi? Dice, ma non è giusto così, le metti più in testa, che succede? Siamo sicuri che non è tanto. Scusate, ma Santa Rita di chi era discepolo? Di chi era discepolo? Di Gesù, no? E a Gesù dovevano ammazzare le volte che ha fatto? Che ha fatto Gesù dovevano ammazzare le volte? Si è difeso? L'ha menato? Ha fulminato tutti quanti che stavano sulla croce? Sapete che se Gesù avesse voluto a quello che stava con la croce, fulminava tutti quanti, ma non è scritto, lo sguardo solo. L'ho fatto? Poteva farlo? Sì, lo ha fatto? No. Che succede se viene un momento difficile? Sapete come dicevano le nostre nonne, le nostre? Io ho conosciuto la donna, sicuramente sarà anche qua secondo le nuove. Io ho conosciuto donne che hanno avuto momenti difficili, ma tanto difficili, d'accordo? E sapete che mi dicevano? Se mi venivano pure a confessare, e io come se confessavo? Pure bene. C'è un parere di Dio, non lo dico. Sapete che è questo? Questo è quello che mi ha dato il Signore e bisogna sopportarlo. Io ogni volta che sento la parola di madre bestia, se faceva ancora piccolo così, se muore un altro pezzo di fede cattolica, io dinanzi a una persona del genere metto ginocchio, e alcune di queste non sapevano quanto fare il lavoro, non sapevano quanto leggere, lo conosciute io. Credo che è importante, la dolcezza, la prima cosa. La seconda cosa, a
addirittura oggi non durato. Sapete qual è? È l'obbedienza. Noi siamo tutti disobbedienti. Ma Santa Rita è stata obbediente. Quando e come? La prima cosa, voi sapete che abbiamo detto nel monastero di Roma della Lingua? Il padre che gli ha detto, no, tu ti sposi con questo uomo, anche perché voi sapete che la famiglia di Santa Rita a Cascia, a Bruno, facevano i pacenti, nel Medioevo facevano queste funzioni, siccome stavamo di passare la guerra, tra quelli bianchi, tra quelli mettevano pace nella prossima. Allora, proprio questo era un mezzo, un po' così, due sposi di questo, e così continuiamo a mettere pace con questa gente. Lei ha fatto. E andata e si è sposato. Da monaca la stessa cosa, adesso vi dirò, sapete la prima cosa che mi hanno fatto fare quando entrare in monastero a Santa Rita? Chi di voi è stato già a Cascia? Alzi la mano. Pochi. Dobbiamo andare. Dobbiamo andare a comunità. Allora, se voi andate a Santa Cascia, quando la caccia trovate appena entrate una pianta di vite grande, da 500 anni, ancora cazzo. Sapete dove nasce quella pianta di vita? Allora c'era sul passo, sopra un cielo secco, seccato, morto. La superiore gli ha detto, adesso tu prendi il naffiatoio e tutti i giorni lo innaffi. Un ramo secco. Che naffi fa? Noi diremmo. Lei ha preso il naffiatoio e la dà tutti i giorni una fiamma e il ramo secco. E che è successo? È diventato una vita. Non sono scherzi questi, sono fatti storie successi. Quindi il Signore ha fatto capire quanto è importante ai suoi occhi l'obbedienza. I figli che obbediscono ai genitori, lo faccio capire un po', le mogli che obbediscono ai mariti, i preti che obbediscono ai vescovi, i vescovi che obbediscono al papa. Qua abbiamo detto quanti i mariti non riescono a parlare, perché la qualcuno non mi dico gli occhi, qua facciamo le giustizie, d'accordo? L'obbedienza era la virtù oggi un po' più in crisi. Santa Rita la praticava in grado di Roma. E poi la più grande di tutti. Oggi benediremo le rose, no? Si dice, la rosa è il fiore di chi? Di Santa Rita o di qualcun altro? È il fiore della Madonna la rosa, attenzione! Come la chiamiamo quando la rosa? La chiamiamo rosa mistica. Allora, la danza con le rosettine, vieni anche nella Madonna nostra, che va in giro, che è una deduzione che parte del Corenzio, le rose posso. Il rosario, perché mi sporto che non è la rosettina rosa qui, cosa vuol dire il rosario? Cos'era se mi chiamo una di rose? Di ora di Maria una rosa che non chiama una rosa. Che colore c'è una rosa? Vedete? Rosso no? Rosso è il colore di? Dell'amore. Perché la rosa invece è la carità. La carità in senso grande, ma la carità nel modo che facciamo. La carità vuol dire un amore immenso per Dio, che sei capace anche di soffrire, e immenso per il prossimo, che sei capace di amare anche i amici. Sapete la storia della rosa, perché diciamo la rosa? Perché in punto di morte Santa Rita espresse il desiderio di onorare una rosa del suo corpo. Solo tornare che era in terra c'era Romeo Tenente, lo disse alla cugina e disse, ma io ci parlo qualche parito se no, totale, uscirono due rose dalla niente e furono portate a carezzare di Santa Rita. Quanto è stato grande l'amore che c'era per Dio Santa Rita? Tantissimo, ci sono due giorni soprattutto. Allora la rosa, l'amore di Santa Rita verso Dio. I figli quando ammazzarono il marito si volevano vendicare, perché a quei tempi c'erano i duelli, no? L'onta la lavata con sangue. E erano grandicelli già i figli di Santa Rita, non tanto grandi, ma erano giovanotti. Voglio vedere chi di voi sarebbe capace di fare questa preghiera. Chi c'ha i figli? Piuttosto, Signore, che facciano una cosa di questo genere, prenditeli con te. Ce ne vuole, Vuol dire che amava i figli non soltanto come mamma, in maniera naturale, guai una mamma che non ama i figli, ma amava, li amava in maniera soprannaturale. Perché se questi fanno un peccato mortale che ammazzano qualcuno, li perdono per sempre, sono all'inferno.
piuttosto che succeda una cosa del genere, è meglio che morano subito, perché poi quando muoro ti ritrovo in paradiso. E Dio ha ascoltato questa preghiera. Quindi sono usciti, sono andati a farsi una passeggiata, e gli hanno un bel temporale, un fulmine, una batisecchia a tutti e due. Il marito di Santa Rita, state attenti, guardate, voi dico una bella cosa, piano piano avete cominciato un pochino di cose, poi non me menate. I mariti diventano santi se li aiutano le mogli, anche quando non sono così burberi come Paolo Mancini, però se una moglie è una brava moglie, presto o tardi il marito a Dio si avvicina, ve lo dico io, ne ho già visto una montagna di storie, tantissime. Lei è stata capace di sopportarsi tutto, ma il marito prima di essere morto ammazzato, però si è confessato, si è fatto la comunione, si è riavvicinato a Dio, capite? Quindi grazie al suo sacrificio quello non è andato all'inferno, capite? Paolo Mancini sicuramente sta vicino a lei in paradiso e la ringrazia per tutta l'eternità, sicuro, però capite, ce n'è voluto. E il monastero che ha fatto? Il monastero pregava, ha chiesto al Signore: fammi capire qualcosa di quanto hai sofferto. E c'ha avuto una spina sulla fronte per 15 anni, attenti, una spina sulla fronte per 15 anni. Lei ha lasciato scritto che era un dolore talmente atroce che non si potrebbe sopportare nemmeno per 5 minuti, una spina. Voi sapete che il nostro Signore aveva in testa un casco a calotta che non si contano le spine che c'aveva, le botte che gli aveva in testa si sono conficcate le spine fino a fracassargli tutta quanta la calotta cranica, a passargli per le sopracciglia, a bucargli gli occhi, le orecchie, una cosa allucinante, capite? E ha offerto tutte quante queste sofferenze. Sapete l'unico momento, qua non ve ne dico più, io con Santa Rita potrei parlare fino a mezzanotte, perché io sono molto devoto, la mia famiglia era molto devota a Santa Rita. E sapete l'unico momento in cui la spina se ne andò? Poco prima che morisse, c'era l'anno santo, cioè. Sapete che lei è vissuta poco a cavallo tra il 1300 e il 1000, erano cominciati gli anni santi, che una volta era una volta ogni 50 anni, quindi c'era l'anno santo, ecco. E voleva andare a Roma, soltanto che se reggeva in piedi la superiore, ha detto: tu a Roma non ci vai. Ha capato nostro Signore, gli ha levato la spina, è andata la superiore, guarda come sto bene, sono andato a Roma, ha fatto l'anno santo, appena tornato a Cascia, la spina è storia questa qui, e queste sono soltanto alcune delle virtù straordinarie di questa donna. Ecco perché dobbiamo essere molto devoti. Sapete che Santa Rita è la santa dei casi impossibili. Io adesso poi un giorno ve lo spiegherò, ma chi vi parla, io sono stato miracolato nel grembo materno da Santa Rita, io avevo una malformazione congenita, me lo raccontò mia madre, quindi è la santa dei casi impossibili, d'accordo? Quindi qui adesso poi metterò in giro, perché oggi faremo la supplica a Santa Rita dopo la benedizione delle rose, dopo la comunione c'è una preghiera, adesso farò un foglietto e la metterò in giro, si chiama il responsorio di Santa Rita. Mia madre mi raccontava che mia nonna la faceva sempre e che è infallibile. Siccome è scritta in un italiano un pochino arcaico, mia nonna diceva così: se quando la dici non ti sbagli a pronunciarla, Santa Rita ti fa la grazia, se ti sbagli non te la fa. Quando i miei zii uscivano a fare un esame all'università, mia nonna faceva lo responsorio di Santa Rita, se lo diceva tutto dritto, diceva: l'esame va bene. Allora, se lo diceva che se cespicava in qualcosa, di Rita a nome fuggono morbi, feriti e peste, morbi, dolori e demoni, grandi e tempeste, se sbagliava in qualcosa, l'esame non andava bene. Il figlio tornava e diceva: mamma, me ne sono nato perché se l'ha messa a bruttare, mi sono stato e sono andato via. Questo raccontava sempre mia madre. Quindi attenzione, perché con i santi, ogni santo c'è la sua specializzazione. Santa Rita è appunto la santa dei casi impossibili, perché ha fatto delle cose nella vita, umanamente, ve la racconto solo l'ultima, poi basta. O no, siete stanchi? No. Racconto l'ultima? No. L'ultima è come è entrata in monastero, non so chi di voi lo sa, perché dopo che è morto il marito, lei finalmente ha bussato al monastero e dice: oh, adesso finalmente entro in monastero. Ma, capite, con le vicende, questa è morta ammazzato un marito, capite, altro che sermoneta, lì il paesino era piccolo, sapevano tutti quanti, dice:
cioè non gli sembrava conveniente, a parte che era già stata sposata, c'era un sacco di problemi, quindi con tanta carità gli dissero: guarda, lascia perdere, servi il Signore, eccetera eccetera. Ma sapete che è successo? Una bella notte ci ha avuto la visione di Sant'Agostino, San Giovanni Battista e San Nicola da Tolentino l'hanno presa e l'hanno schiaffata dentro il monastero. Quando le suore sono scese a fare la preghiera notturna, che una volta quando le suore ci credevano si alzavano la notte pure a pregare, cioè si interrompevano il sonno per andare a pregare di notte, se la ritrovano dentro al coso. Santa Rita sta là, dice: ma che facciamo? Quando le dice: il monastero era tutto sbarrato, le porte erano tutte chiuse, e quindi dice: chi te ci ha portato qua? Dice: bella domanda, mi ci hanno portato Tizio, Caio e Sempronio. Allora, se ti ci hanno portato Sant'Agostino e starti due, capite che volevamo fare? E l'hanno accolta in questo modo in monastero. Anche questo è un evento del tutto straordinario e soprannaturale. Quindi quando c'è sta un problema grosso, grazie grosse a Santa Rita. Mio zio, il fratello di mia madre, era morto. Gli hanno dato l'olio santo, ebbe una bruttissima malattia a 18-20 anni, lui faceva il calciatore, pensate, ha rischiato di diventare un calciatore di Serie A, mio zio. Era morto. Lo ricoverano a San Giovanni, chiamano il prete, ma era proprio morto, morto, morto. A un certo punto, mia nonna stava fuori, chiaramente piangendo, perché stavano aspettando che morisse. A un certo punto si sente chiamare da mio zio: mamma, 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 quella gli prende un infarto. Dice: che si parla? E mo che è successo? E come che è successo? È venuta quella suora qua vestita di nero e mi ha detto che era tutto a posto, che ero guarito e che mi potevo alzare. Dice: ma quale suora vestita di nero? Qua dentro non è entrata nessuno. Dice: come non è entrata nessuno? Ma sei uscita adesso, lo so prima di parlare 2 minuti fa, come non è entrata nessuno? E mio nonno dice: ma che sei matto? Io sono stato qua, non mi sono mosso. Ha cominciato a chiedere a tutte quante, a tutte, in tutto l'ospedale, dice: scusate, ma c'è qualche suora vestita di nero che gira qua? Non c'è. Mio zio si è sposato a Cascia e ogni anno è andato a Cascia sempre come ringraziamento dalla Santa Rita per questa cosa. Quindi mio zio era morto, morto proprio morto. Quindi mia nonna era devotissima di Santa Rita, mia madre era devotissima di Santa Rita e mi ha trasmesso questa devozione particolare. Quindi abbiamo una cappellina dedicata, almeno nel pazzo vero, però Santa Rita facciamo proprio. Adesso ci disponiamo a vivere il momento della benedizione delle rose. Facciamo prima una pausa di silenzio. Io volevo leggervi la preghiera, perché queste rose benedette sono un sacramentale. Un sacramentale vuol dire una cosa molto bella. Io dirò al Signore che queste rose sono un omaggio alla memoria di Santa Rita. No, sapete che le rose hanno la spina. Spina che Santa Rita c'era sulla fronte, no? E dirò: essa ebbe miracolosamente una rosa a conforto della spina che l'associava 15 anni alla passione redentiva di Gesù. E quindi anche a noi queste rose portino speranza, fortezza, salute, gioia e pace nella meditazione di Santa Rita. Sapete, come tutti i santi, loro pregano per noi, ci ottengono le grazie, però quando la Chiesa li canonizza si presenta anche come esempi da imitare. Quindi la dolcezza, l'obbedienza e la carità di Santa Rita, che le ha fatto fare questi gesti eroici, sono le principali virtù che ha avuto in tutti gli stati di vita, che dobbiamo fare il possibile per poterla imitare. Siamo lodati Gesù e Maria.